in panchina tutto coperto. Serse, è stata una serata strana per il tuo Perugia, non è sicuramente il Perugia che volevi, al di là della superiorità che hai rimarcato in conferenza stampa sul piano del mordente, di quella mentalità che abbiamo visto nelle ultime tre partite, non abbiamo visto nulla, perché? Ma perché cercheremo di capirlo nelle prossime ore, quindi lunedì saremo già in campo per preparare la partita di Frosinone, quindi darci una spiegazione nel caso ci fosse, perché io credo che ero convinto che ovviamente le partite non le puoi vincere tutte, però ero convinto che la squadra avesse intuito quali fossero le armi da utilizzare in questa categoria e quelle che sono congeniali a noi. Invece oggi non abbiamo messo niente di quelle armi, ve ne dico alcune: la corsa, la determinazione, l'entusiasmo, e quindi ci siamo trasferiti praticamente dal Curi al Percorso Verde, quindi abbiamo fatto jogging oggi, non una partita di calcio, contro un avversario che invece ha fatto a mio giudizio una partita straordinaria, e se gioca a questi livelli credo che sia l'indiziata più seria per poter andare in Serie A, perché per qualità, per di giocatori, per rosa, per la maniera di stare in campo e anche per concretezza sta diventando veramente una delle candidate più serie. Potrebbe essere preoccupante se non conoscessi i calciatori, quindi il calciatore è una, diciamo così, è una specie che andrebbe analizzata molto a fondo, insomma, spesso dare delle risposte imprevedibili anche quando non ci sono i presupposti, e quindi secondo me non c'erano i presupposti per giocare questo tipo di partita, però ecco, la risposta che ho avuto è questa. Adesso spetta a me, senza fare tante chiacchiere, perché poi alla fine le chiacchiere contano poco, rimettere un pochino le cose a posto e far capire alla squadra che se a loro gli basta due partite consecutive per vincere e essere felici, ci può anche stare. Per me no, per me a Perugia è una normalità vincere, e quindi vincere due partite significa che ne vinci due, devi vincere la terza, la quarta, o soprattutto se non riesci a farlo, perché come oggi abbiamo incontrato un grande avversario e avremmo potuto perdere anche facendo una grande prestazione, devi mettere in campo altre cose, quindi ci voleva solo il pubblico di Perugia per sostenere la squadra fino all'ultimo e, diciamo così, con un magone enorme capire anche una piccola umiliazione che abbiamo subito, e si riparte da questa umiliazione facendone tesoro. E quindi è l'unica cosa, non c'è spiegazione, mi chiedi delle cose, bisognerebbe entrare in un contesto di psicoanalisi, insomma, voglio dire, quindi, perché di solito io quando vinco mi nutro di quell'entusiasmo e quindi di conseguenza faccio più, il rischio è quello di fare troppo, invece oggi non è avvenuto questo, e ripeto, l'unica fortuna che l'abbiamo fatto contro una squadra che ha dimostrato veramente di essere forte.